Buongiorno e buon martedì da Speciale News Web 24. Il cardinale Pell, consigliere finanziario di Papa Francesco e ministro dell'economia della città del Vaticano, è stato giudicato colpevole da un tribunale australiano di abusi sessuali su due ragazzini tredicenni e rischia fino a 60 anni di carcere. L'udienza di condanna inizierà oggi. L'alto prelato si è dichiarato innocente, il suo avvocato farà ricorso, ma la piaga della pedofilia religiosa in Australia non si ferma. L'arcivescovo cattolico di Brisbane è sotto indagine per il trattamento suo di una donna che aveva offerto informazioni su abusi e minori. L'arcivescovo ha appena partecipato proprio in questi giorni al seminario proposto dal pontefice sulla protezione dei minori. La denuncia contro il prelato riguarda un incontro nel 2006 con una donna australiana che aveva offerto informazioni su abusi sessuali. Secondo la donna, il prelato l'ha chiamata una pettegola e ha agito aggressivamente verso di lei, asserzioni che l'arcivescovo australiano respinge fermamente. Un giovane sanseverese ha vinto un importante premio, quello dell'Amazon Innovation Awards 2018, il concorso ideato dalla multinazionale di Seattle per lanciare nuove idee e progetti per le imprese e l'economia del futuro. Michele Baldassare, questo è il nome del giovane universitario che si trova a studiare all'Università di Tor Vergata insieme ad altri quattro ragazzi, ha inventato un robot magazziniere in grado di fare operazioni di carico e scarico delle merci interagendo con l'uomo in tutte le sue attività. Il ragazzo è stato ricevuto dall'amministrazione comunale sanseverese e dal sindaco Miglio, il quale ha elogiato l'impegno del ragazzo e tra l'altro questo è importante su una sfida del piano dell'innovazione tecnologica e dell'industria del futuro. Si è svolta a San Giovanni Rotondo la quarta giornata, anzi la quarta tappa dell'evento Le Giornate della Bellezza, promosso dall'assessorato regionale all'urbanistica. Questa volta l'evento è stato il centro spirituale di San Pio. Tra l'altro, si parla di questo disegno di legge promosso dall'assessore Pisicchio che rimette al centro i bisogni dell'uomo e del suo vivere. Sentiamo che cosa ha detto ai microfoni della collega Anna Maria Natalicchio. Alla quarta tappa di questo tour, siamo in questa terra importante, ricca e intrisa di spiritualità, di accoglienza, e siamo qui a parlare di una legge che vuole dare la dignità ai cittadini, quindi una terra come questa non può che essere l'ideale per discutere. La bellezza è una serie di azioni che noi vogliamo mettere in campo per poter raggiungere il massimo della qualità per la vivibilità e la dignità della persona. La pagina sportiva, il calcio, partono stasera le gare di andata, tra stasera e domani le gare di andata delle semifinali della Coppa Italia di calcio. Si parte con la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Milan, entrambe arrivano da situazioni differenti in campionato. I biancocelesti cercano il riscatto, ma il Milan vuole continuare la sua serie positiva tra campionato e Coppa Italia. Domani poi l'altra semifinale che vedrà protagonista la Fiorentina e la Atalanta, i bergamaschi reduci dalla sconfitta di campionato cercano di conquistare la finale, ma non sarà semplice contro una Fiorentina che, dopo le polemiche seguite al clamoroso 3-3 contro l'Inter, non vuole essere da meno e continuare anch'esso di andare avanti. Prima di salutarvi, vi ricordo l'appuntamento oggi alle 13:30 con A Tutto Volley, la rubrica di Speciale News Web 24 dedicata al mondo della pallavolo. Con le previsioni del tempo, prossima edizione del nostro telegiornale Speciale News Web 24, questa sera alle 19. Buona mattinata e a più tardi. Il tempo previsto per oggi, cominciamo con il nord, situazione caratterizzata da cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con qualche levatura. Al centro e sulla Sardegna condizioni generali di bel tempo dove non ci saranno nuvole. Al sud e sulla Sicilia cielo sereno o poco nuvoloso con qualche foschia interna. Le temperature saranno comprese tra 12 e 15 gradi.